Sono Carla di Vignola e vi preparo le rosette alla modenese. Carla lives in Vignola, southeast of Modena in Emilia-Romagna. She is using 300 grams of 00 flour, with which she makes a well. She cracks 3 eggs into it. Carla scrambles them with the tips of her fingers, then mixes them in with the flour. The dough starts off a bit messy, but gradually becomes smooth. Notice how Carla uses the base of her palm to knead the dough, turning it all the time. Once smooth, it needs to rest to relax the gluten. Tolgo tutta questa roba perché mi dà fastidio. Carla has already made some about 3 hours ago. Dunque, la differenza è questa. Questa è stata a riposare e si è ammorbidita per bene. Questa qui magari resta lì mezz'ora e poi dipende. Se l'impasto è duro si lascia di più, perché chiudendola ermeticamente così rimane morbida. E se invece l'impasto è tenero, io impasto e poi la tiro anche. She teaches pasta making classes in Vignola. È importante tenere la pasta sempre vicino, non lasciarla scorrere in mezzo al tagliere, perché si riesce a fare più forza. Poi si parte sempre dal centro e si manda fuori all'esterno per farla ingrandire. Always keep the dough close to you on the board. Sì, perché così non sfugge. Molti hanno l'abitudine di lavorare così. No, bisogna tenerla vicino. Se vogliamo che la sfoglia resti un po' tonda. When the sfoglia is too big to turn comfortably with her hands, Carla rolls it up on her mattarello, smoothing it with her hands as she does so, and then turns it. Allora adesso, siccome io questa sfoglia è stata lì un po' tanto, è diventata leggermente tenera, si fa così. Si aggiunge un po' di farina, poi si sparge. She lets the sfoglia drape over the edge of her board to anchor it. Cerchiamo di allargarla un po'. Carla always rolls outwards from the middle of her pasta sheet. Carla, come ti chiami di cognome? Maltighi. Il nome è importante, il cognome. Non sono importante io, ma il cognome sì. Che uno di suo fratello emigrò e andò in Brasile. E da lì ebbe tanti figli maschi. E ci sono tanti Malpighi brasiliani adesso. Sono in contatto con loro. After about 15 minutes, she has a large sfoglia about 1 millimeter thick. Così, Carla leaves it to dry a little while she makes a large amount of bechamel. She warms half a liter of milk with 100 grams of butter. She makes a roux with the other half liter of milk and 100 grams of flour. She adds this to the hot milk, stirring briskly. Sì, l'avevo messo. Benissimo. Abbiamo messo il sale nella farina. Allora, quando il latte bolle, bisogna essere molto veloci nel mescolare. Anche qui. Importante che la besciamella sia bella liscia e vellutata. La noce moscata va messa più volentieri quando
sono finite le cose, però mentre vi aspettavo l'avevo messa. It has the consistency of thick custard. A mattarello is a useful guide for slicing the sfoglia in straight lines. È un po' tenera ancora. Her strips are about 15 centimeters wide. Carla cuts them into around 25 centimeter lengths. Che piccola ne rimane perché la pasta è tonda, quindi non vengono tutti uguali. Vengono uguali quando le fanno con la macchinetta. Allora bisogna premere bene e poi si può utilizzare. She blanches them in simmering water a few at a time. Prendo. Ora. E appena fiorano sono cotte, ecco, diciamo così, sono precotte. Io le metto nell'acqua fredda perché per prenderle in mano scottano, no? Serve solo per quell'operazione lì. L'acqua però dove si cuoce non deve essere salata. She then scoops them into cold water to stop them cooking. Carla pats them dry on her lovely tablecloth. La besciamella si potrebbe fare mezz'oretta prima, perché così rimane lì e si indurisce un pochettino. Però questa è la consistenza giusta, eh? Carla spreads them out on her board, then she spoons some of the thick bechamel over each. No, si può usare anche l'emmental, per esempio, oppure anche le sottilette, perché ognuno poi fa quello che vuole. Le tipiche modenese sono col prosciutto cotto. She covers the pasta rectangle with the ham, followed by some sliced fontina cheese. Il formaggio di due tipi, eh? She sprinkles over some grated parmigiano. Then she rolls it up and slices it in half. Questo è un po' cicciona. Si tagliano così. She repeats this for all the pasta. E più besciamella, meno, diventano un po' più, meno ciccione, diciamo. Carla covers the base of the baking dish with some bechamel, una spolverata di formaggio, and then places the pasta rolls in an orderly fashion. Once the dish is full, she dots over some more white sauce. She doesn't like to add too much because she likes crunchy edges in the finished dish. Poi mettiamo ancora formaggio. Carla sprinkles over some more parmigiano and bakes the rosette at 200 degrees centigrade for 20 minutes. Ecco, queste sono le rosette, sono già pronte da mangiare, le mettiamo qua sul tagliere. Look at those golden edges. And I'm the lucky person to try it. Sono pronte. Grazie mille, Carla. No, perché noi dobbiamo andare. Mangiamo qui, Carla. Mangiamo qui che va benissimo, no? Ciao, ciao, è stato un piacere. Quando è che ci ti possiamo tornare a trovare? Decidete voi. Ciao, ciao, di nuovo. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.